Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e stiamo affrontando insieme ad Ash la Battle Frontier. Esattamente, abbiamo battuto quasi tutti, mancano gli ultimi due capi della Battle Frontier e per la battaglia che tocca fare contro Annabelle andremo di Pikachu e Heracross e Sceptile. So che tecnicamente Ash usa Pikachu, Corphish e Tauros. Però ragazzi, Tauros io non l'ho mai allenato e così non l'ha mai fatto nemmeno Ash, quindi Ash è un cittone e non mi metto ad allenare Tauros che è tipo a livello 25. Primo. Secondo, Corphish è un Pokémon attualmente inutilizzabile per i livelli che ci sono, è troppo scarso manualmente, non si riesce ad usare. Quindi prendo in prestito due dei Pokémon che Ash userà nel rematch, nella sfida, nella rivincita contro Annabelle che farà tipo, se non sbaglio, in Sole e Luna, forse? No, è a Kalos, credo. E usava Heracross e Sceptile tra gli altri Pokémon, quindi userò Heracross e Sceptile e Pikachu, ok? Bene, detto ciò, andiamo subito verso il percorso 26, che è lì che dobbiamo iniziare ad andare. Qui abbiamo ancora loro che è da dove è partita tutta la Battle Frontier, battendo Agatha con il suo Gengar. E detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della Battle Frontier, di Annabelle come personaggio, se vi è piaciuta la sua battaglia con Ash, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora possiamo andare qui sotto e possiamo prima di tutto prendere questo Soul Dew e proseguire. Questo sarà un percorso abbastanza zeppo di allenatori, gli ho visto un altro strumento, direi di andarlo a prendere perché non saltarlo, insomma, perché non prenderlo. Ecco qua. Scendiamo. Pokémon selvatico, vediamo chi si trova qui. Una Jinx, niente male. Niente male, Jinx, eh? Anche perché fino a questo momento era abbastanza rara, tra l'altro. Andiamo di Pin Missile. Un solo Pin Missile ed è stata shottata. Vorrei ricordarvi che tipo fa 25 di danno, eh? Base, se non ricordo male questo attacco. Ed è forte perché colpisce più volte. Let me guess, the Battle Tower? Ovviamente sì, fammi indovinare. La torre battaglia, torre rotta? Non so come venga tradotta in italiano, però ovviamente sì. Se questi ragazzi hanno tutti i Pokémon di tipo psico, mi faranno davvero molto molto piacere. Aia, psico però fa malissimo. Ok, io comunque riesco a tirare giù Espeon. O Espeon, chiamatelo un po' come vi pare. Heracross si farà un bel po' di livelli. Megacorno? Megacorno? Ha 85% di precisione. Sapete che io mi tengo Pin Missile? Vabbè, al 95% però Pin Missile può fallire anche quello, ma io mi tengo comunque Pin Missile. Fa 50 di base, non è male, e può arrivare a fare 125 se siamo fortunati. Può anche fare 75 molto facilmente in realtà, colpendo tre volte. Diamo una curata al nostro buon Heracross. Eccolo qua, vai, Fresh Water, bravo, rinfrescati. Ciao, buonanotte, dissetati, che assetati, dissetati. E ricordatevi di bere sempre 2 litri di acqua fresca al giorno. Ecco, almeno 2 litri di acqua fresca al giorno. Bene, Heracross si era può cavare benissimo anche contro Victreebel. Ah no, è vero, è tipo veleno lui. È tipo erba veleno. Attenzione, a Heracross non gliene fotte proprio niente. Ti fa 4 colpi con l'ultimo colpo critico. Incazzatissimo. Blaziken. Contro Blaziken invece cambiamo Pokémon e mandiamo. Non è fuoco volante, vero Blaziken? È solamente fuoco, forse fuoco lotta addirittura. No, dovrebbe essere solo fuoco da quello che ricordo. Quindi si prende un terremoto in faccia e sta zitto. Ecco qua. Addio Blaziken. Ed ora Kingler. Contro Kingler invece manderei Sceptile. Molto volentieri. Un bel Sceptile che vada ad agire sulla difesa speciale inutile e nulla di Kingler con la sua Energy Ball. E addio Kingler. Perfetto. Not bad, assolutamente not bad. Proseguiamo allora. Allora, qui abbiamo un'allenatrice. Vai, battiamola. Non riusciva a reggere comunque la Battle Tower all'inizio. Ora a quanto pare sì. Ah, Pikachu. Ok. Noi abbiamo terremoto. Vai. Addio Pikachu. Heracross ragazzi è fortissimo. Fluffy, lasciamo ancora Heracross. E con questi Pokémon ora riesce a farcela. Beh, complimenti. Se è stata shottata da un Heracross a livello 55, che sarà pure più basso probabilmente di livello rispetto a quello che hanno nella Battle Coso, nella Battle Tower. Qui ragazzi spawnerà un Pokémon molto interessante.
che però vedrete nel prossimo episodio. Allora, andiamo in questa casetta. Vediamo cosa c'è qui. Salve vecchietta. Questa ci cura. Ottima roba, sappiatelo. Almeno non dovete tornare al centro Pokémon. Allora, salve. Andiamo a sconfiggere questa allenatrice. Questa pupa Luna. Che manda in campo Scizorra. Coleottero metallo. Coleottero acciaio. Continuo a dire metallo, mannaggia me. Andiamo di Brick Break. Non sarà super efficace perché il coleottero annulla la super efficacia. Perché non è molto efficace lotta su coleottero. Però lo tiriamo giù in scioltezza. Anche perché lui fallisce iperraggio. Ottimo. Allora, strumentini qui. Ah, qui abbiamo effettivamente un bel po' di roba. Però abbiamo anche un bel po' di erba alta, mannaggia loro. Snorunt. Interessante prendere Snorunt qui. Anche perché per farlo evolvere in Glalie bisogna portarlo a livello 42. Quindi prendersi uno Snorunt a livello 40 è abbastanza utile. Così come prendersi un Loudred a questo livello è abbastanza utile. Sapete come lo prendo? Per farlo evolvere direttamente in Explode. Lo prendo molto volentieri. Guarda qua, attack. Preso. Così mi facilita un po' anche il Divindex. Ecco, fatto. No, non voglio dare il soprannome, grazie. E ecco qui. Salve pescatore. No, non posso parlarti, guru pescatore. Perché una Jinx si frappone tra me e te. Una Jinx che per questo affronto si beccherà un Trot Shop in faccia. Ecco fatto, crepa. Sì, vai, via. Oh, poi grazie. E questo ci dà Ornaleech. Un MT. MT 100. Oh, bello Butterfree, da un po' che non lo vedevo, eh. Allora, Butterfree si prende un Pin Missile in faccia. Ah, non è molto efficace. Mica è tipo... No, solamente tipo coleottero volante lui forse. Non è tipo psico. Mi ero confuso con i livelli. Con i tipi. Ninetales, molto bello Ninetales. Però fuggiamo. Non penso che con un terremoto riesco a buttarlo giù. Allora, qui c'è una caramella rara invisibile. Prendetela, che fa sempre comodo. Mentre qui dentro non dovrebbe esserci nulla. Cosa? Ti aspettavi che ti dessi qualcosa solo perché mi hai parlato? Certo. Allora, salve. C'è magari un contest nelle vicinanze? C'è una gara? Assolutamente sì. Pupa. C'è la Battle Tower. Allora, Raticate si prenderà una breccia in faccia che se la ricorderà per tutta la vita. E addio Raticate. Davvero bello essere tornati a usare Heracross, eh? Absol, tipo ghiaccio, breccia. Forse addirittura ghiaccio buio, quindi si è preso 4 per di danno. Beh, contento lui. Got it. Sì, got it, assolutamente. Allora, possiamo scendere qui. E forse tornare addirittura su di qua. Sì. Però andiamo a parlare con lui, andiamo a batterlo. Questo pescatore Fisherman che manda in campo Quillfish, acqua veleno. Bene, gli facciamo prendere un bello spavento con terremoto, super efficace, addio. Poi, Quillfish di nuovo. Wow, ti stai divertendo davvero molto ad allenare una squadra composta da solo Quillfish. 57 per Heracross e Seaking. Ok, Seaking, andiamo con Pin Missile, cercando di fargli più danno possibile. Oh ragazzi, ma è una bestia Heracross, ma che è? Boh, ci ho one-shottato un Seaking così. What? Sì, what me lo chiederei anch'io, sinceramente. Controlliamo che qui sopra non ci siamo persi nulla. Vediamo, qui è dove saremmo scesi. E qui, Pokémon selvatico, va bene. Un'altra Jinx, che non sanno proprio stare al loro posto le Jinx, eh. Guarda lì, Pin Missile è fuori dalle balle. Con il verso più lungo della storia di Pokémon. Ole, via. Grazie. Quindi non ci siamo persi nulla. Perfetto. Scendiamo. Andiamo qui sotto. No, abbiamo incontrato Pokémon. Ottimo. E qui anche abbiamo finito, no? Sì. Bene così. Benissimo. Salve. I'm ready to go. Are you ready to go? Certo che siamo pronti per andare. Non si sa bene dove, ma siamo pronti. Heracross contro Rapidash. Potrebbe essere una lotta impari, ma noi abbiamo terremoto. Minchia, lui comunque è più veloce di noi. Anzi, lei è più veloce di noi. Alla faccia, Rapidash. Veloce, eh? Sunflora. Lasciamo Heracross.
E andiamo di Pin Missile, super efficace, quindi addio Sunflora. Poi Blastoise, sì, Blastoise magari cambia un Pokémon, ne mandiamo Sceptile. E tiriamogli una bella Energy Ball. Ecco fatto. Perfetto. Eri pronto? Certo che ero pronto. Riesci a sopportare questo? Ma certo che riesco a sopportarlo, caro il mio fantallenatore Jake. Jake Gyllenhaal? Magari fosse lui. Allora, contro lui Pin Missile. No, fallito! Attenzione! Attenzione, e si è addormentato. Heracross. Heracross. Forza, eh. Giga Drain non ci fa nulla, perfetto. Oh, bravo, svegliato. Super efficace Pin Missile, colpisce almeno 3 volte, grande. Grandissimo. Era non è stato un affronto addormentare Heracross, eh. Meganium, lasciamo Heracross. E andiamo di nuovo di Pin Missile. È potentissima sta roba. Ah, quello era un brutto colpo, ok. Sembrava strano. E comunque, one shottata pure Meganium. Ed infine Golduck. Goldak, sapete che lascio Heracross e uso ancora Pin Missile? Ah no, però lui non è Acqua Psico. Lui non è Acqua Psico, infatti, mi ero confuso. È che può usare mosse di tipo Psico, quindi mi ha confuso un po'. Però di Heracross non gliene frega niente. Cioè, Heracross distrugge tutto e tutti. Ma è fortissimo. Siamo arrivati alla Battle Tower. Leader, Salon Maiden, Annabelle. Eccoci qui, pronti. Allora, innanzitutto curiamoci. Grazie. Poi parliamo con te. You're going to need more than luck to win. Want me to teach your Dragon Rush? Dragon Rush? No, grazie, nessuno può imparare. To clear the trial, you have to battle against 5 trainers in a row. This is going to be hard. Ok, dovremmo affrontare 5 allenatori di fila prima. The trial was easy. It's Annabelle that's tough. Ok, la sfida appunto dei 5 allenatori era stato facile, ma è Annabelle che è molto più difficile. Sono venuto qui per supportare il mio amico o la mia amica. Ok, la mia amica, I hope she's winning. Spero che stia vincendo. Vai, andiamo. Are you ready to challenge Annabelle? Yes. No, aspetta, prima dobbiamo fare la sfida. Ah, ok, dobbiamo battere lei, appunto, sì, vai. Affrontiamo questi allenatori, tutti insieme. Dovete prima battere 5 allenatori e poi potrete andare da Annabelle. Le Fable, tipo folletto anche, quindi la mia break non funzionerebbe. Andiamo di Pin Missile. Ah, pure! Non è molto efficace. Coleottero anche. Ok, mi spiace, caro Heracross, ma i tuoi 4 colpi sono andati un po' inutilmente giù. Ok, vai, Earthquake e addio Clefable. Dannato tipo folletto. Mi sarebbe un attacco tipo veleno. Kadabra. Contro Kadabra a questo punto mandiamo Sceptile. Anche lui è un attacco di tipo coleottero che può usare contro Kadabra. Cerchiamo di preservarci un po', in queste prime battaglie, dato che sono 5 allenatori di fila. Non andiamo proprio così a suicidarci allegramente. Vai, battiamo la seconda. Vediamo se sarà una sfida, cara Sam. Console Rock, davvero? Roccia Psico. Roccia Psico si becca. Si becca un Earthquake. No, levitazione, infame. Aia, Stone Edge fa malissimo. Allora ti becco in Trot Shop. Ecco, super efficace, appunto. Non farmi brutto colpo, grazie. Altro Trot Shop e addio Solrock. Oh, tosto Solrock, eh? How dare you? Oh, che ti posso dire? Io intanto rinfresco un po' il mio Heracross. Ecco qua. E andiamo. Affrontiamo il terzo. Justin, che manda in campo Girafarig. Beh, Girafarig non sarà una sfida. Sapete meglio di me che con un Pin Missile la tiriamo giù. Attenzione, potrebbe non essere così. Se colpisce 2 volte, no, colpisce 3 volte. Bravo Heracross. Ottimo. Livello 59 per Heracross che sta macinando livelli oltre che Pokémon avversari. Fortissimo. Tu invece mandi in campo Ursaring. Breccia assolutamente su di te. Non penso che potremmo one-shottarlo, vediamo. Oh, invece sì, minchia. Non hai difesa Ursaring. Pensavo avessi un po' più difesa quel Pokémon. Hypno, lasciamo il nostro bel Heracross e tiriamolo giù con Pin Missile.
Ecco qua. Vi ricordo che anche stab, Missile Spillo, ecco perché fa molto danno. Perfetto, ed andiamo a battere l'ultimo. I'm the last one. This is where it ends. No, this is where it begins. Vai, Gardevoir. Trace, frega niente. Missile Spillo. Ah, è vero che lui è anche tipo folletto ora, ecco perché si prende così poco danno, ma viene comunque one-shottato, ragazzi. Ma che è Heracross oggi? Lopunny. Iniziano ad esserci anche Pokémon di Sinnoh. Guarda lì. Brick Break. Usa rimbalzo, ok. Devo stare attento allora. È un attacco di tipo volante, ma andiamo a Pikachu, che si tankerà al colpo. Eh sì, userò pure su Pikachu. Ah, fallisce addirittura. Che fallita. Thunder Punch. Attenzione. Va di nuovo in alto. Vabbè, usiamo un attacco a caso. Vediamo quanto danno ci fa. Wow, incredibile. E ti abbiamo pure paralizzato. Fantastico. Addio Lopunny. Heracross al 60. Close Combat e Zuffa. Questo è molto utile. Molto utile. Sapete che gliela metto al posto di Brick Break magari? Magari la metto al posto di Brick Break. Certo, è da usare come finisher, tecnicamente. Perché poi ti abbassa la difesa speciale. Ma tanto le difese speciali di Heracross sono già basse, quindi non è quello il punto. Eevee, rimandiamo in campo Heracross. È già a livello 60, quindi ha già superato Sceptile comunque Heracross, eh. Ha già superato Sceptile, fortissimo. E usiamo proprio Close Combat, Zuffa. Addio Eevee. Perfetto, non può crederci. Invece sì, dovrei crederci. Ora diamoci una curata veloce e andiamo a battere Annabelle. Vai, siamo pronti. Salve. Well, aren't you a cute trainer? My name. Well, aren't you a cute trainer? Deve essere una domanda, forse. Boh, va bene. Il mio nome è Annabelle e sono in carica qui alla Battle Tower. E ho il compito appunto di gestire la Battle Tower. It seems you have been doing very well in your challenges up until this point. Sembra che tu abbia fatto davvero bene nelle sfide fino a questo punto. Il mio piano è che tu finisca qui. Ok, va bene, grazie. Andiamo con Heracross, Sceptile e Pikachu. Pronti? Vai. Vediamo questa Annabelle. Chi manda? Eccola lì, fiera. Salon Maiden Annabelle. E inizia con Alakazam. Okay, probabilmente sarà più veloce di noi lui, eh. Infatti, Psybeam ci fa malissimo, però non ci shotta. Noi invece con Pin Missile lo shottiamo fortissimo. Ottimo. Poi Espeon, lasciamo il nostro Heracross sperando che... Ma sarà più veloce anche lui, vedrai. Eh sì. Purtroppo ci ha shottati. Capita. Capita. Heracross comunque si è tankato due attacchi molto forti. Andiamo di Xissor. Ecco, non poteva usare attacco rapido prima sto Espeon del cacchio. Ok, Xissor due volte. È più veloce Sceptile di Espeon, eh? Attenzione. Ed infine Metagross. Lasciamo Sceptile. Anche se non so quanto serva effettivamente lasciare Sceptile. È tutto poco efficace su di lui. Ah, che botta. Ok. Vediamo di colpirlo perlomeno un po'. E lasciare poi spazio a Pikachu. Anche se non so quanto possa fare Pikachu contro Metagross, sinceramente. Andiamo di tuono pugno o di Brick Break? Tuono pugno. Stab. Ah, ci shotta? Ok, fortunatamente no. Ancora un tuono pugno? Perfetto. Questa tesa di sfida, eh? Questa è davvero tesa. Ottimo. Hai sconfitto Salon Maiden Annabelle. Sono davvero dispiaciuta. Come è potuto essere che abbia perso? Ti sei guadagnato il simbolo abilità. Eccolo qua. Ti suggerisco di andare come prossimo posto alla Battle Pyramid. È collocata vicino a Plumbeopoli in questo momento. Congratulazioni per la tua vittoria, grazie mille. Fammi curare velocemente qui. Perfetto. E a questo punto possiamo andare a Plumbeopoli, dove ci sarà l'ultima sfida della Battle Frontier. Qui, Battle Pyramid. Ma prima andiamo qui a Viridian City.
perché dovremmo andare a prendere quel Pokémon che avevo detto che sarebbe spawnato dopo la vittoria contro Annabelle. Quindi, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!